Una giornata meravigliosa, un sole fantastico. Devo ringraziare i miei colleghi perché finalmente intervisto un ragazzo della mia altezza. Oh, mi sono imposta, finalmente si fa come dico io. Vediamo. Andrea Grosso, in famiglia un calciatore importante e tu hai scelto il basket. Come mai questa scelta? Sì, un calciatore importante, come hai detto tu. Mia mamma, diciamo che era abbastanza satura di pallone, terra, borsoni tutti sporchi. Io inizialmente volevo iniziare a giocare a calcio, dopo mia mamma me l'ha proibito, ho iniziato a giocare a basket, mi è piaciuto e ho continuato fino ad oggi. Da qualche stagione sei all'amatori, cosa hai trovato di così positivo da rimanere, insomma, da convincerti a restare? Ma penso che l'amatori in questo momento sia una delle poche società, io la definisco un'osi protetta, perché il presidente non ci fa mancare niente. Soprattutto l'anno scorso si è iniziata una politica di puntare sui giovani, soprattutto della zona. Infatti siamo quasi tutti pescaresi, se non nei dintorni, tranne un giocatore, Diner, che è del Trentino. Sono molto contento perché queste due stagioni stiamo facendo molto bene, c'è sempre un bel gruppo. E del campionato internazionale di basket, quale squadra e quale campione, insomma, ammiri di più? In questo momento mi sento di menzionare Siena, perché credo stia facendo qualcosa di molto importante. Magari passa abbastanza inosservato perché siamo una nazione di cultura prettamente calcistica, però arrivare alle Final Four di Eurolega credo sia veramente un grandissimo risultato, quindi l'ammiro molto. Quando non giochi nel tempo libero cosa fai? Ma diciamo le cose che fanno tutti i ragazzi: leggo libri, vado al cinema, esco con gli amici, cerco di divertirmi, diciamo. Passando ora al rapporto con tuo fratello, siete complici oppure c'è un po' di rivalità? No, assolutamente, io e mio fratello abbiamo un rapporto bellissimo, non potremmo mai essere rivali. Ci portiamo a 10 anni, quindi è un fratello maggiore a tutti gli effetti. E ci sentiamo, parliamo più che altro non dello sport ma di quello che facciamo, visto che ci vediamo poco e abbiamo un rapporto bellissimo. E quel rigore a Berlino, cosa hai provato, insomma, come lo descriveresti? Ma io ero allo stadio, sono stati attimi di terrore prima che tirasse, dopo per fortuna si è trasformato tutto in grande gioia e giubilo. E come descriveresti tuo fratello? Ma lo descrivo come un ragazzo che, nonostante il successo che ha raggiunto, è rimasto sempre umile a se stesso, e questo credo sia la sua più grande forza. E ora a te, nel tuo futuro cosa vorresti? Finché mi diverto spero di continuare a giocare a basket raggiungendo bei risultati. Bisogna lavorare e cerchiamo di farlo al meglio. Facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Vuoi fare un saluto per i telespettatori di Vitamina S? Grazie Crepi e un saluto a tutti i telespettatori. Ciao!